Buonasera! Ma guarda un po'! Eccomi qui, anche quest'anno, alla ricerca di brividi, artefatti e spaventi gratuiti! Del resto è Halloween! Beh, non preoccupatevi, dato che ciò che avrete sarà una storia di fantasmi. Insomma, sì, l'unico problema è che si tratta di spettri dai colori sgargianti e con dei nomi buffissimi, ma pur sempre di fantasmi si tratta. Va bene, non so più che cosa inventarmi. Porca miseria. Facciamo così. Che ne pensate se per quest'anno facciamo a meno di jumpscare inutili e storielle ridicole e parliamo di retro gaming e storia dei videogiochi? Meglio va. Che poi a me Halloween, tra l'altro, neanche mi piace. E quindi... Oh, salve a tutti cari pazienti e benvenuti in questo nuovo video storico! Allora, è da un po' che non ci si vede, eh? Mi rendo conto di iniziare tutti i nuovi video praticamente sempre con questa frase, però vabbè, che se può fa? Purtroppo la vita, almeno la mia, non è fatta solo di YouTube, anzi. E quindi eccoci qui ancora una volta a ritagliare pezzettini del tempo libero che non ho per creare contenuti che non mi interessano. E vai! Ad ogni modo, era da un po' che volevo fare questo video, per parlare finalmente di una saga di videogiochi che ho amato moltissimo in passato, e di cui recentemente è uscito anche un remake. Eccolo qui! Ovviamente sto parlando di Pac-Man World. Ora, se pensate che questo possa essere il mio solito pretesto per sbattervi in faccia il mega recapone storico incommensurabile sulle origini del gioco di Toru Iwatani, beh, preparatevi a rimanere delusi. Ciò di cui vi narrerò saranno esclusivamente le vicende legate alla serie World, nata su PS1 e continuata sulla generazione successiva non senza un bel po' di intoppi e anche qualche retroscena curioso. Magari la mega puntata dedicata alle origini della pallina gialla mangiapillole ce la teniamo buona per il futuro. Ne riparleremo, che so, dopo la puntata sul Dreamcast. Che ne dite, eh? Quindi nel 2000 mai o giù di lì. Lololo. Pac-Man World, credo che lo conosciate tutti, vero? Uno dei migliori platform usciti sulla prima PlayStation, nonché simbolo per quei tempi che con un pochino di impegno creare delle reimmaginazioni in grafica poligonale 3D di grandi classici del passato in 2D non solo è possibile, ma anche in alcuni casi anche auspicabile. Ma quello intrapreso da chi lavorò a questa serie non fu certamente un sentiero privo di ostacoli. Anzi, inizialmente il gioco avrebbe dovuto avere tutt'altra forma e identità, e fu solo per una serie di concatenazione di eventi e una presa di coscienza forte di Namco che si evitò per un non nulla la catastrofe più nera. Come faccio a sapere queste cose? Beh, è semplice, perché posso scandagliare il web in cerca di informazioni in modo sicuro e veloce grazie a NordVPN. Eccoci qua, alla fine sono riusciti pure a espugnare questo canale. Ok, fermi, non andate via, mi raccomando. Me ne rendo conto, ormai avrete sentito questo sponsor in lungo e in largo. Su ogni social, canale YouTube, Twitch e via dicendo. E tutto vi sareste aspettati tranne che sentirne parlare anche qui. Ma diciamo che nel mio caso c'è stata un po' una convergenza di interessi. A me serviva una VPN in grado di tenere testa alle mie oscure operazioni di reperimento fonti per i video, e a loro serviva che se ne parlasse, e quindi eccoci qui. Diciamo che ci stiamo studiando a vicenda in questo momento, ecco. Vediamo come va. Cos'è e cosa fa NordVPN? Immagino che lo sappiate tutti. È una delle suite di sicurezza informatica più complete utilizzate al mondo. Non solo permette di rendere anonima la navigazione in rete, ma comprende decine di strumenti utili per far sì che le vostre sortite online siano totalmente sicure e prive di rischi. C'è persino una funzione di antivirus in tempo reale che funziona anche quando la VPN non è attiva. Ad averlo saputo prima, glielo installavo ai miei che a 80 anni suonati hanno il PC talmente infetto che ha preso a girare per casa da solo. Altro che androidi di Elon Musk. Il signor NordVPN in persona,
che fa proprio Nord di nome e VPN di cognome, mi dice che per un periodo di tempo limitato è attiva la promozione Black Friday, che prevede uno sconto esclusivo e 4 mesi di servizio gratis sui piani biennali. Se vi interessa, e sono sicuro di sì, insomma, fate un saltone su nordvpn.com/doctorgame per tutte le informazioni del caso. Non ve ne pentirete. Bene, direi che possiamo partire. Preparatevi una bella pizza al mais, ma da cui togliere obbligatoriamente una fetta. Mettetevi comodi e seguitemi in questo strampalato viaggio alla scoperta della storia dietro Pac-Man World. Ma prima, sigla. Namco. Sì, ma non la storica azienda fondata a Tokyo da Masaya Nakamura, quanto piuttosto Namco Homtech, piccola e sfigatissima sede distaccata attiva a Santa Clara, California, United States of America. È proprio lì, negli uffici di quello che, per gli addetti ai lavori, era conosciuto come The Game Creator Team, che avvenne la magia. Oddio, piuttosto la rocambolesca sequela di eventi che portò alla nascita della serie di Pac-Man World. Siamo nel 1996, periodo floridissimo per la produzione videoludica. Le macchine a 32 bit erano arrivate per cambiare il mondo e tutti facevano a gara nel portare i propri brand più famosi anche su queste ultime meraviglie della tecnologia. Namco ovviamente non si era fatta sfuggire l'occasione di sperimentare sui nuovi hardware, convertendo inizialmente in versione casalinga tutti i suoi classici da sala più famosi. Grazie agli ottimi rapporti con Sony, Namco stabilì in PlayStation l'habitat naturale di riferimento per tutti i progetti più importanti, conversioni e non. E così, dal giorno del lancio della grigia macchinetta 32 bit, gli appassionati poterono godere di hit di assoluto spessore come Ridge Racer e seguiti vari, la serie di Tekken, ma anche Time Crisis, Ace Combat e persino il meraviglioso Soul Edge, o Soul Blade, capostipite dell'immortale serie di Soul Calibur. Insomma, gli investimenti di Namco nel mondo PlayStation erano importanti e gli appassionati non potevano che ringraziare. Ovviamente, però, non poteva mica finire lì. Powered by Namco. In quegli anni in Namco si alternavano le lavorazioni di molti progetti contemporaneamente. C'era quindi la necessità di dirottare qualcuno di questi verso le sedi distaccate della compagnia, proprio come ad esempio la statunitense Namco Homtech. Venne quindi organizzata una spedizione dagli uffici della casa madre in Giappone fino in California, con l'obiettivo di presentare ad Homtech i progetti in sviluppo e capire quali di essi poter lasciare nelle loro mani. I titoli in ballo erano 8, fra cui un gioco di ruolo mashup che vedesse come protagonisti tutti i più famosi personaggi di Namco e una rivisitazione in grafica poligonale 3D, niente poco di meno che di Pac-Man. Dopo l'avvento di quel mostro sacro di Super Mario 64, tutti i nomi più importanti dell'industria avevano proprio come pallino fisso, proprio un tarlo nel cervello, il voler a tutti i costi rendere le proprie mascotte bidimensionali protagoniste di giochi in 3D. Non importava il genere di gioco, il tipo, il gameplay, insomma, bastava soltanto che avessero le chiappe texturizzate poligonali come Super Mario. L'evoluzione del settore, secondo il loro modo di vedere in quel momento, richiedeva praticamente soltanto di rendere tutto in poligoni, anche al costo di stravolgere completamente il materiale originale. E se parliamo di Namco, la vittima sacrificale designata, quale poteva essere se non Pac-Man? Homtech però in un primo momento cercò di togliersi la patata bollente dalle mani provando a scegliere di sviluppare il gioco di ruolo coi personaggi storici, salve poi, in tutta risposta, beccarsi dalla sede centrale un categorico «No, dovete fare Pac-Man!». In Namco però non volevano che venisse impiegato il vero personaggio originale, ma piuttosto una reinterpretazione occidentale, diciamo così, anche per evitare di infangarne il buon nome nel caso fosse venuta fuori una ciofeca totale. Si pensò quindi di ideare una storia stralunata in cui un bambino, in una notte di luna piena, veniva risucchiato all'interno di un cabinato trasformandosi in Pac-Man. L'obiettivo di tutto ciò sarebbe stato quello di sconfiggere il malvagio re di digitale dei fantasmi. Tutto ciò ovviamente pensato sulla falsa riga della formula di gioco di Super Mario 64. Nome in codice del titolo: Pac-Man Ghost Zone. Il gioco era, come detto, un clone spudorato di qualsiasi altro platform 3D dell'epoca.
più che a Mario 64 si avvicinava pericolosamente a immondizia digitale come Bubsy 3D, per quanto legnosi fossero i controlli e poco reattive telecamera e animazioni. Il problemone è che in quel momento i componenti del team di Namco Hometech non è che avessero proprio tutta sta esperienza con i giochi 3D, anzi non ne avevano affatto, brancolavano totalmente nel buio con una tecnologia che costringeva a disimparare e reimparare tutto ciò che sapevano di programmazione, design e via dicendo. A peggiorare la situazione ci si mise anche la sede giapponese della compagnia, che vietò categoricamente l'assunzione di altre figure professionali con maggiore esperienza nel campo, visto che il team raggiungeva già il numero massimo di componenti previsto dall'azienda. Né sarebbe stato possibile licenziare nessuno se non dopo attenta valutazione dalla sede. Insomma, si trovarono in un vicolo cieco e alla fine tutti questi problemi finirono inevitabilmente con riflettersi sulla bontà del prodotto finale. Pac-Man Ghost Zone venne fuori una porcheria unica da qualunque parte lo si guardasse. Svariati altri dettagli poi non è che deponessero proprio a favore del team, eh? Serpeggiava già fra i vari addetti allo sviluppo un certo menefreghismo per tutto quello che significava Pac-Man. Documenti relativi allo sviluppo, infatti, sono testimoni di errori grossolani che chiunque con un minimo di conoscenza del brand avrebbe sicuramente evitato. Come ad esempio sbagliare i nomi degli storici fantasmini di Pac-Man, che venivano storpiati o invertiti. Insomma, la scelta di affidare ad uno studio con così poca attenzione ed esperienza un brand così importante apparve sbagliatissima ad un certo punto da qualunque parte la si guardasse. Vi lascio solo immaginare cosa successe quando il materiale prodotto dal team venne sottoposto all'allora presidente di Namco Limited, Masaya Nakamura. Si racconta che dopo aver visionato una demo del gioco, il buon Nakamura abbandonò il suo nipponico aplomb per andare in violente scandescenze, urlando di rabbia e uscendo come una furia dagli uffici. Nakamura era così arrabbiato da voler non solo cancellare completamente il progetto, ma anche chiudere del tutto Namco Hometech. Fu solo per intercessione di alcuni membri più anziani del consiglio di amministrazione che la filiale continuò ad essere in attività, non senza però pesanti ripercussioni sul gioco in sviluppo. Tempi concessi e budget vennero dimezzati e furono attuati licenziamenti a ripetizione anche piuttosto spiacevoli sul lato umano, come ad esempio nel caso del direttore del reparto ricerca e sviluppo, licenziato su due piedi durante un pranzo, in sala mensa. Ma ahimè, a metà del 1997, come prevedibile, Nakamura decise di cancellare definitivamente il progetto. Il team di Namco Hometech venne, allora sì, completamente riorganizzato, grazie all'arrivo di nuova forza lavoro. Mentre del team originario rimasero praticamente solo il lead designer, Scott Rogers, e altri due impiegati, un artista e un programmatore. Dalla sede giapponese della compagnia arrivò un unico diktat: ricominciare i lavori totalmente da zero, cancellando qualsiasi cosa fosse riferita a Pac-Man Ghost Zone. Alla fine sopravvissero solo alcuni materiali grafici, tra l'altro riportati recentemente alla luce da Bernie Bernstein, ex artista di Namco, la demo video che state vedendo in questo momento, mostrata tra l'altro allo stand Namco alle 3 del 1997, e un paio di tracce musicali effettivamente poi reintrodotte nel nuovo progetto nato dalle ceneri di Ghost Zone. Progetto che venne dapprima intitolato semplicemente come Pac-Man 3D, per poi adottare il titolo definitivo di Pac-Man World. Ed eccolo qui, finalmente, il frutto di quel lavoro di totale riprogettazione e riprogrammazione delle pochissime idee rimaste sopravvissute da Pac-Man Ghost Zone. Ovviamente sto parlando di Pac-Man World. Le redini del progetto rimasero comunque nelle mani di Scott Rogers, che a quel punto si sentiva costretto a non sbagliare più una virgola. E per fortuna andò così. Uscito nel 1999, Pac-Man World 20th Anniversary, questo il titolo completo che cavalcava l'onda dei festeggiamenti per il 20° anno di vita del personaggio, cambiava drasticamente direzione rispetto ai platform 3D dell'epoca, seppure non abbandonando gli stilemi propri del genere, ma anzi arricchendoli con quella che era da sempre la spina dorsale della serie originale, ovvero i labirinti. In una formula che manteneva comunque centrali gli elementi di platforming, i labirinti venivano introdotti in molteplici forme diverse. C'erano quelli che spezzavano il ritmo di gioco, relativi a bonus sbloccabili tramite semplici collezionabili, e quelli che invece si amalgamavano naturalmente col platforming, da attivare durante l'incedere attraverso il livello. C'era poi spazio per tanti elementi che arricchivano il gameplay senza snaturarlo, come puzzle ambientali, passaggi segreti, personaggi da salvare e tanto altro ancora.
Insomma, si trattava di un gioco vario, divertente e anche difficile il giusto. Sebbene un paio di picchi di difficoltà da invocazione di tutti i santi del calendario ci fossero e come, maledetto Anubis Rex. Ma portare a termine l'avventura era fattibilissimo e anzi era il gioco a spronarti, mantenendo sempre alta l'attenzione grazie a livelli sempre diversi, tematizzati nei modi più strampalati e combattimenti coi boss che sembravano quasi dei giochi nel gioco. Non mancavano poi citazioni ad altri titoli Namco, sia nella forma di collezionabili che anche nei nomi dei nemici. Ad esempio lo stesso Tokman, boss finale del titolo, altro non era che la parola Namcot, ovvero il nome originario di Namco scritto al contrario. Anche il comparto tecnico era di assoluto valore, con una grafica colorata e pulita e una colonna sonora, curata da Tommy Talarico, così orecchiabile che ti si incastrava nel cervello. Non è un caso che ne usi spesso, infatti, delle tracce come sottofondo dei miei video. Me le sogno la notte, quelle maledette ma bellissime musichette. Sebbene comunque per precisa volontà della casa madre, Pac-Man rimase completamente muto, sempre per evitare il rischio di stravolgere troppo o ridicolizzare il personaggio. Insomma, Pac-Man World si rivelò una piccola perla, amata da grandi e piccini, e godette in breve tempo di un ottimo successo di vendite, circa 2 milioni e mezzo di copie vendute in tutto il mondo, di certo ben al di là delle più rosee aspettative dei capoccia di Namco. Come naturale, in questi casi, tutto quel clamore produsse un ovvio seguito, con ben 2 capitoli usciti tempo dopo, sulla generazione successiva di console e anche sulle portatili. Stavolta non più solo macchine Sony, ma anche della concorrenza. E va benissimo così. I due giochi risultavano un bel po' più complessi del primo e anche piuttosto diversi nella formula di gioco, con un Pac-Man World 2 che riprendeva l'idea originale alla base del prototipo Ghost Zone, adottandone la filosofia del mondo aperto ed esplorabile tramite cui accedere ai vari livelli, e un Pac-Man World 3 che invece poneva l'accento più sui combattimenti e sullo spirito action, di cui comunque anche i precedenti capitoli non deficitavano. Insomma, si trattava di giochi sì interessanti e ben fatti, ma forse un po' troppo distanti da quella formula perfettamente bilanciata che rese così amato il primo mitico Pac-Man World. Una maggiore esplorazione o la possibilità di eseguire mosse offensive più articolate potevano senz'altro rappresentare aggiunte importanti per mantenere sempre fresco il gameplay seguito dopo seguito, ma erano elementi che venivano percepiti dal pubblico come un di più, mentre nulla avrebbe potuto eguagliare l'essenzialità e la purezza del primo Pac-Man World. Vabbè, ovviamente non poteva mancare la ciliegina sulla torta, con l'inevitabile gioco di kart, rally o roba che corre, insomma, a tema Pac-Man. Diciamocelo, se sei un personaggio storico dei videogiochi e non hai un titolo di corse all'attivo, non sei nessuno. Comunque ammazza che fedecchia, oh. E così, con 3 titoli e mezzo all'attivo, la serie di Pac-Man World esaurì le sue cartucce entro la prima metà degli anni 2000. Il personaggio ovviamente non smise di apparire in decine e decine di giochi, sia della casa produttrice di Namco, sia anche di altre case produttrici come Guest Star. Quindi titoli a tema, raccolte di classici del passato rivisitati, edizioni competitive online, picchiaduro, versioni arcade, insomma qualsiasi cosa. Pac-Man non ha mai smesso di apparire sulle nostre console e computer. Come è giusto che sia per una icona pop, qual è? Gli appassionati però non hanno mai dimenticato il primo meraviglioso Pac-Man World, mantenendo viva, soprattutto in rete, la speranza di vederne in futuro magari un ulteriore seguito o un remake. Insomma, una versione ammodernata e allineata agli standard della produzione videoludica moderna. E così, sotto la supervisione di Yuji Yoshii di Bandai Namco, con una produzione partita nel 2020 e durata poco meno di 2 anni in piena pandemia, a ben 23 anni dall'uscita della prima edizione, Pac-Man World ha fatto il suo ritorno in una versione remake denominata Pac-Man World Repack. Il titolo, anche per via del fatto che gli asset originali fossero troppo vetusti per poterli riutilizzare in una semplice remaster, è stato completamente ripensato sulla base di un nuovo motore grafico. Ogni elemento è stato ricreato da zero, aggiornandone aspetto e feeling agli standard moderni, pur senza snaturare la visione complessiva dell'originale. La giocabilità è rimasta ovviamente quella di un tempo, con un Pac-Man sempre reattivo e ricco di mosse in grado di affrontare tutte le sfide che gli si pareranno davanti nei pittoreschi livelli a tema. Naturalmente
Ovviamente non tutto è rimasto uguale al passato, ma il gioco è stato ricalibrato in alcuni passaggi in modo da risultare più immediato per il giocatore comprendere la struttura del livello e capire come affrontarlo. Anche i nemici sono stati in alcuni casi aggiustati, diciamo così, facendoli comportare in modo più coerente col contesto ed evitando la possibilità che glitchassero in alcuni casi. Persino il nostro protagonista è stato ammodernato, con un paio di mosse speciali in più, tra cui la possibilità di trasformarsi in Mega Pac-Man, il che non è certo una cosa da buttar via. Insomma, Pac-Man World Repack, un remake che pare essere fatto come il dio dei remake comanda, ovvero mantenendo una forte aderenza al prodotto originale, però senza sacrificare l'inclusione di piccole novità e aggiunte varie rispetto al passato. Se l'operazione revival sia riuscita o meno, beh, questo saranno i videogiocatori a stabilirlo. Ma non si può certo non ammettere che i Namco abbiano lavorato con coscienziosità e rispetto verso il brand. Del resto, un personaggio come Pac-Man, così amato e in attività da oltre 40 anni, merita sempre di essere trattato con i guanti bianchi, in modo da preservarne la storia e allo stesso tempo condurlo con successo verso il futuro del medium. Ma a questo punto, come sempre, la parola passa a voi! Allora, avevate giocato al Pac-Man World originale o a uno dei suoi seguiti? Vi siete procurati questa nuova versione repack? Che ne pensate? Lasciate il vostro parere qua sotto nei commenti, sono proprio curioso di leggere le vostre esperienze di vita strappalacrime. Per il resto, io mi fermo qui. Un saluto a tutti voi cari pazienti dal vostro Dr. Game e noi ci vediamo al prossimo video. Adesso torno di là, pad alla mano, a trangugiare pillole. Che detta così sembra una cosa orribile, però... Vabbè, questo è. Vabbè, addio. Ma che mondo splendido, questo è il mondo di Pac-Man. Quanta bella gente c'è, questo è il mondo di Pac-Man. È un mondo un po' rotondo, qui la gente non fa diete e son tutti allegri, questa qui è Pac-Land. Alone coro. Inky, Blinky e Pinky non ci fan paura, Mads, Marone e Sue non ci fan la bua, Baby Pac e Chum Chum ti prende per la gola. Ma che mondo splendido, questa qui è Pac-Land. Viva Pac-Man, viva Mrs. Pac-Man. Ok, ok, è pur sempre Halloween, non può mica finire così, eh? Che poi mi dite che non onoro le tradizioni e non ho fatto il solito speciale, bla 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 bla. Quindi, ok, preparatevi che sta per arrivare il solito jumpscare annuale, eh? Attenti, ci siamo, eh? Allora, occhi sullo schermo, alzate il volume delle casse o delle cuffie e pronti, che stavolta vi faccio defecare pure l'anima. Ci siamo? Pronti? Pronti? E...